attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò! Blippi! Guarda che bel fiocco di neve! Sono d'accordo, Dibo. I fiocchi di neve sono molto belli. Mi domando, come è fatto un fiocco di neve? Hai ragione, Dibo. Possiamo andare su una nuvola e scoprirlo. Mi servono il braccio acchiappatutto e le ali. Braccio acchiappatutto, ali, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come è fatto un fiocco di neve! Siamo molto in alto e fa veramente molto freddo qui! Oh, che bella aria fresca! Sono unica! Benvenuto nella mia nuvola! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Sembra che tu ti stia allenando duramente! Hai ragione! Sono una piccola particella! Presto sarò un grande fiocco di neve! Mi passi una nuvola di vapore acqueo? L'acqua nella nuvola si congela su di me e mi crescono molti altri cristalli! Un fiocco di neve può contenere fino a 100 cristalli di ghiaccio! Tutti quei cristalli di ghiaccio ti hanno resa molto, molto forte, Unica! Ecco. Va a prenderlo, Dibo! Ora che peso abbastanza, posso cadere verso il suolo! Seguimi! Evviva! Ogni volta che il vapore acqueo ti si attacca addosso e si formano cristalli di ghiaccio, diventi ancora più grande e più spettacolare! Grazie! Tu hai 6 punte come gli altri fiocchi di neve, però il tuo disegno è diverso da tutti gli altri, vero? Esatto, nessun fiocco di neve è uguale. Ciò vuol dire che nessuno è come me. Ecco perché mi chiamo Unica! Un pupazzo di neve! Perfetto! Atterrerò lì con il resto della mia squadra. Ci siamo quasi! Atterraggio riuscito! Molto bene, Unica! E io ho la risposta alla mia domanda. Come è fatto un fiocco di neve? Inizia come una particella nell'aria e raccoglie cristalli di ghiaccio mentre diventa sempre più freddo, formando un fiocco di neve unico e diverso dagli altri. Carica la risposta, Dibo. Ciao ciao, Unica! Ciao, Blippi! Guarda lì, Tabs! È proprio un gattino adorabile! E guarda che baffi lunghissimi che ha! Mi domando, perché i gatti hanno i baffi? Idea geniale, Tabs! Seguiamo quel gattino e scopriamolo! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Lo vedi ancora quel gattino, Tabs? Oh, cosa è stato? Ciao, io sono Blippi. Tu come ti chiami? Kipli mi chiamo e i croccantini io amo. Ehi, non mi stai nascondendo qualcosa, eh? E che cosa ti nasconderei? Croccantini! Ne sento l'odore come fossero dolci appena sfornati! Sono vicini! Svelti, seguitemi! Ehi, aspettatemi! Atterraggio da gatto!
fai ad atterrare così bene? Le mie vibrisse hanno dei sensori speciali che mi aiutano a mantenere l'orientamento, così atterro sempre su quattro zampe. Ecco, così! Aha! Pensi di poterci passare? Le mie vibrisse mi aiutano a capire se riesco ad attraversare un passaggio senza restare bloccata. Vedi? Te l'avevo detto! Andiamo, che aspetti? È molto buio! Come riesci a vedere qualcosa? Quando non vedo ciò che mi circonda, le mie vibrisse mi dicono quando c'è qualcosa. Oh, topi! Qui niente croccantini! Ma dobbiamo essere vicini! Forza, dai! Che altro sanno fare le tue vibrisse? Anche la più piccola brezza può darmi informazioni sull'ambiente e sulla direzione da cui proviene un odore. Le mie vibrisse mi stanno dicendo che i croccantini si trovano... lì! Ecco il tesoro! Ma che cosa abbiamo qui? Sono più felice di un ippopotamo nel fango! Che bella avventura, Kipli! Abbiamo trovato i croccantini! E ho avuto la risposta alla mia domanda: perché i gatti hanno i baffi? I baffi o le vibrisse aiutano i gatti a muoversi negli ambienti e a mantenere l'orientamento per atterrare sempre su quattro zampe! Carica la risposta, Taps! Ciao miau, Kipli! Grazie, Blippi! È stato fantastico avervi come compagni in questa avventura! Ciao miau! Guidare di notte è molto divertente e possiamo avere tutte le strade solo per noi! Oh! Quello che cos'era? È tardi per vedere animali in giro! Eh? Hai ragione, Dibo! Quello è sicuramente un animale! Mi domando, perché alcuni animali escono di notte? Mi servirà il braccio acchiappatutto! Braccio acchiappatutto, confermato! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a trovare quell'animale notturno! Oh. Oh. Ciao, io sono Rita il procione. Voi chi siete? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ci domandavamo perché alcuni animali come te sono in giro di notte. Io sono un animale notturno. Tutto ciò che a te piace fare di giorno, io sono abituata a farlo di notte. Oh, che forte! Ehi, questo aggeggio può aiutarmi a trovare del cibo? Sì, certo! Io credo che la Blippi mobile possa fare qualsiasi cosa! Oh, guardala come corre! Dibo, segui quel procione! Forza! Più veloce, Blippi! Rita, guarda che non puoi usare la Blippi mobile senza permesso. Questo è rubare. Scusa, noi procioni faremo di tutto per il cibo. Io sto congelando, Rita. Fa tanto freddo di notte. Non hai freddo anche tu? Io? No, neanche un po'. Io ho una pelliccia folta che mi aiuta a stare al caldo per tutta la notte. Vorrei avere anch'io un bel cappotto che mi tenga al caldo. Fate attenzione, guardate lì! Sta tranquillo, Blippi, guarda! Oh, grazie, Rita! Questa è un'altra cosa bella dell'essere un animale notturno. Molti predatori che mi danno la caccia di notte dormono! In questo modo posso andare in giro in tutta serenità! Sento un buon odorino, andiamo! Alla Blippi mobile! Questa volta guiderò io! È lì! Lì dentro! Sembra molto complicato, Rita. Come farai ad aprirlo? Nessun problema. Noi siamo bravi a risolvere i problemi se c'è di mezzo il cibo. Ah,
quanta abbondanza! Ho meno animali in giro, non devo condividere tutto questo ottimo cibo! Bene, è stata un'avventura fantastica! E ho avuto la risposta alla mia domanda: perché alcuni animali escono di notte? Ad alcuni animali piace uscire di notte perché c'è meno competizione per il cibo, ci sono meno predatori e persone in giro, e perché di notte fa più fresco. Carica la risposta, Dibo! Ciao ciao, Blippi! Io continuo la mia passeggiata notturna! Ciao ciao, Rita! Oh, guarda un po' quell'enorme grattacielo con una gru altissima accanto! Giusto, Dibo! Credo che stia aiutando a costruire il palazzo! Mi domando, una gru come aiuta a costruire un palazzo? Sì, idea geniale! Andremo a parlare con la gru! Mi serve il braccio acchiappatutto e le gambe estensibili! Braccio acchiappatutto, gambe estensibili, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Gambe estensibili su! Wow! Ciao! Tu per caso sei qui per aiutarmi? Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Certo, ti aiuto! Qual è il tuo nome? È Karim! Karim la gru! Oggi è il mio primo lavoro importante e sono un po' nervoso! Lo capisco! Provare cose nuove rende nervoso anche me a volte. Ti aiuteremo in ogni modo possibile. Io giro sulla mia torre, che sarebbe il mio corpo alto e lungo. Lascio andare giù delicatamente questo, che è il mio braccio lungo. Ora posso usare il mio gancio per sollevare questi mattoni. Molto pesanti. Oh, non riesco a smettere di oscillare! L'ho preso! Oh. Grazie, Blippi! Sto ancora imparando, ma capirò come fare. Ora puoi aiutarmi con il tetto. È quel grande quadrato di vetro che vedi laggiù. Il vetro è molto fragile. Riuscirai a farcela! Ce la faccio! Ce la sto facendo davvero! Ora appoggialo su, Karim! Oh, santo cielo! Attenzione lì sotto! Preso! E ora finiamo il lavoro! Sì, bravi! Non trovi che aiutare Karim sia divertente? Ehi, ce l'abbiamo fatta! E ora conosco la risposta alla mia domanda. Una gru come aiuta a costruire un palazzo? Le gru sollevano materiali pesanti così che possano essere utilizzati per costruire dei palazzi super alti. Carica la risposta, Dibo! Sì! Grazie del tuo aiuto, Blippi! Ciao! Ciao, Karim! Sapevo che saresti stata una brava gru! Gigantesco! Hai ragione, Dibo! Credo proprio che quello fosse un monster truck! Mi domando, cosa rende speciale un monster truck? Sì, buona idea! Possiamo raggiungerlo e tentare di scoprirlo! Mi serviranno le ruote da monster truck? Ruote da monster truck confermate! Attivare la stazione di Blippi! Dibo! Wow, Dibo! Ti sei messo le ruote da monster truck! Sei come un monster truck! Molto bene, e ora andiamo! Dibo il monster truck è pronto per l'avventura! Schiaccia! Schiaccia!
Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. L'hai proprio schiacciata quella macchina! Ciao Blippi, io sono Megan. Allora Megan, siamo qui per scoprire cosa rende speciale un Monster Truck. Forte! Beh, il modo migliore per rispondere alla tua domanda è mostrarti quello che faccio. Grande! Dunque, io sono una Monster Truck e monto pneumatici mostruosamente grandi e alti. Io sono alta 4 metri! Wow! E adesso seguimi! Sì, d'accordo! Schiaccia! Oh, oh. Noi non possiamo rimbalzare quanto te, Megan! Ragazzi, ci stiamo quasi per ribaltare! I carichi pesanti hanno delle sospensioni con molle speciali. Così posso rimbalzare su e poi giù e non mi ribalto. Le uso quando corro, quando faccio le gare. Forte! Sì! Benvenuto a bordo, Blippi! Allaccia le cinture! È il momento di affrontare il percorso a ostacoli! È fantastico! Ehi, come fai a zigzagare così velocemente? Perché io ho 4 ruote sterzanti, quindi posso girare contemporaneamente tutte e 4 le ruote, anziché soltanto 2 come altri veicoli normali. Noi Monster Truck siamo costruiti per slanci di velocità brevi e potenti. Grazie, Megan! È stato fantastico! E io ho la risposta alla mia domanda. Cosa rende speciale un Monster Truck? Il Monster Truck è un veicolo particolare con pneumatici enormi, sospensioni per carichi pesanti e 4 ruote sterzanti! Carica la risposta, Dibo! Ciao, Megan! Correre con te è stata una forza! Ciao, Blippi! E continua a schiacciare! Oh! Questa ragnatela ha un disegno veramente fantastico! Sì, hai ragione, Dibo! Le ragnatele hanno tutte dei disegni veramente artistici! Mi domando, come fanno i ragni a tessere le ragnatele? Sì! Andiamo a cercare un ragno al quale chiedere! Mi serviranno ali e zampe di ragno! Ali, zampe di ragno, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Bonjour, io sono Spencer, giusto in tempo per vedermi realizzare la mia ultima creazione artistica! Ciao, io sono Blippi, stai per tessere una ragnatela? Sì, esatto, sarà il mio più grande capolavoro! La ragnatela più ragnatelosa di sempre! Oh, mi vuoi aiutare? Sì! Voglio proprio imparare come i ragni tessono le loro ragnatele! È ora di creare! Dibo, io ritorno subito! Oh, Blippi, puoi essere il mio assistente e testarla! La mia ragnatela sarà un disegno a forma di cerchio con alcuni triangoli al centro! E che tipo di fili usi per fare tutto questo lavoro, Spencer? Sapete, uso dei fili di seta che faccio io stesso. Escono direttamente dalla mia pancia. Per un ragno o un insetto, questi fili sono forti come l'acciaio. Questa cosa è davvero fantastica! Poi faccio i cerchi per completare il mio capolavoro. Mi tieni questo filo in posizione, Blippi? Sì! Oh, ed è veramente a forma di cerchio! Sì, perfetto! Afferra quel filo, Blippi, dondola giù e vieni a vedere! Wow! Fantastico! Aspetta! Quello nella tua tela è il mio ritratto? Sì, sei tu, il mio capolavoro! Ora mettila alla prova! Avanti, saltaci! È resistente? Sì! Ah,
La parte appiccicosa serve per catturare gli insetti da mangiare. La tua ragnatela è bella e utile, Spencer. E hai risposto alla mia domanda? Come fanno i ragni a tessere le ragnatele? Usano dei super resistenti e appiccicosi fili di seta per creare una ragnatela con un bel disegno a forma di cerchio. Carica la risposta, Dibbo! Grazie per averci mostrato come si fa a tessere una ragnatela perfetta, Spencer! Ciao ciao! Au revoir! Oh, io adoro la nostra bella Blippi mobile! Sì, hai ragione, Dibbo! La nostra automobile ha delle cose fantastiche! Mi domando, com'erano le prime automobili? Buona idea! Possiamo viaggiare indietro nel tempo e vedere una delle prime automobili! Mi serviranno le pale di elicottero! Pale di elicottero, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Viaggiamo indietro nel tempo! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Abbiamo appena viaggiato indietro di oltre 100 lunghi anni! Mi domando, di chi sarà questa casa? È mia! Il mio nome è Blippi! E il tuo? Ciao! Anche il mio è Blippi! Aspetta, non è che per caso tu sei il mio bisnonno? Sì, penso di esserlo! Vieni qui, Blippi del futuro, mio caro pronipote! Bisnonno, siamo qui per scoprire come erano le prime automobili! Che tempismo! Stavo per portare la mia prima automobile a fare un giro di prova! Cavolicchio! Non è una bellezza? Oh, cavolo, che ficata! Allora, com'è che si avvia? Questa manovella genera delle scintille che aiutano ad avviare il motore! E il motore è avviato! Sì! Ehi, sembra che la tua automobile possa ospitare solo due persone e non ci sono le cinture di sicurezza! Le cinture ti tengono al sicuro! Cavolicchio! Cinture di sicurezza! Bene, andiamo! Fino in cima a quella collina! Ne ero sicuro! E adesso si va giù! Oh no, Dibbo! Wow. Oh. Oh. Wow! Questa automobile ce li ha i freni? Sì, certo che ce li ha! Beh, è stata una vera ficata! Cavolicchio! E io ho la risposta alla mia domanda? Come erano le prime automobili? Dovevi girare una manovella per avviarle. Le automobili avevano solo due posti e dovevi tirare una leva per frenare. Carica la risposta, Dibbo! Ciao, bisnonno Blippi! E guida con prudenza! Miam! Questi sandwich al tacchino devono essere davvero deliziosi! No! Che pasticcio! Ehi! Guarda quella mosca che cammina sul soffitto! Mi domando, come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Mi serviranno ali e zampe di ragno! Ali, zampe di ragno, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ehi, Dibbo! Credo di conoscere quella mosca! È Orazio! Ciao, Blippi! Come va, amico mio? Come fai a stare lì sul soffitto? Oh, è facile! Guarda questo! Ta-da! Oh! Eh sì, miei cari! Il soffitto è la mia personale pista da ballo! Salto, saltino, saltello e... Ah! Ora prova tu! Va bene, arrivo! Oh!
Perché la Blippi mobile non riesce a stare sul soffitto? Qual è il trucco? Te lo svelo io! Per starci, devi attaccartici! Attaccarmici? Mm-hmm. Vedi, le mie zampe producono una colla super appiccicosa che mi aiuta a restare attaccato al soffitto! Tieni, provane un po'! Lo faccio subito, se mi permetti! E riproviamo! Ora ci riusciamo anche noi! Guarda lì, che delizioso pasticcio! La colla ci ha incollati un po' troppo! Questo perché non stai facendo il twist zampa di mosca? Il twist zampa di mosca? Sì, esatto! La colla di mosca è così forte che dobbiamo spingerci via con la forza del soffitto per camminare! Guarda, così! Come, così? Sì, ci sei! E ora facciamolo insieme! Tu con questo twist! Sì, con questo twist! I tuoi piedi puoi liberare se continui a ballare! Ce l'abbiamo fatta! E io ho la risposta alla mia domanda: come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Le zampe delle mosche producono una colla speciale che le tiene attaccate al soffitto! Carica la risposta, Dibo! Beh, adesso io vado a mangiare qualcosina! Con permesso! Ci si vede, Blippi? Fa pure, Orazio, ciao! Wow! Guarda lì tutti quegli elefanti! Mi domando, gli elefanti per cosa usano la loro proboscide? Hai ragione, Dibo! Dovremmo chiederglielo per scoprirlo! Mi serviranno tubo dell'acqua e zampe d'anatra! Tubo dell'acqua, zampe d'anatra, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Caspita! Sì! Tuffa bomba! Sì! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ci domandavamo gli elefanti per cosa usano la loro proboscide. Ciao Blippi, ciao Dibo, io sono Tempo. Wow! Noi elefanti usiamo la proboscide per rinfrescarci un po'. Aspiriamo l'acqua e ce la spruzziamo su tutto il corpo. Dici così? Facciamo di nuovo lo scivolo e corriamo fino alla riva! Sì, ci sto! Primo! Come fai a respirare sott'acqua? È un'altra caratteristica della mia proboscide, mi permette di respirare! Wow! Proprio come il mio naso! Esatto! Ehi, a proposito di naso, sento odore di banane! Gli elefanti hanno un olfatto molto sviluppato! Andiamo, saltate sulla mia groppa! Oh, forte! Grazie! Guarda, possiamo fare lo scivolo anche lì. Sarebbe davvero bello, ma la strada è bloccata. Sta a guardare. Un'altra cosa bella delle proboscidi è che posso spostare praticamente qualsiasi cosa. L'ultimo a scendere è un bradipo. Questa è la più bella giornata di sempre. Wow! Pronti o no, io sto arrivando. Sì! Wow! Gli elefanti usano
usano la proboscide anche per emettere suoni, come quando siamo tanto contenti. È fantastico! Grazie, Tembo, per avermi aiutato a trovare la risposta alla mia domanda. Gli elefanti per cosa usano la loro proboscide? Gli elefanti usano la proboscide per annusare, respirare, emettere suoni, aspirare acqua e persino afferrare oggetti. Carica la risposta, Divo. Ciao, Blippi! Ci vediamo qui nella savana! Ciao, ciao, Tembo! Oggi ci siamo divertiti un mondo!